Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuneGamer che parla e benvenuti in un video, stavolta su Rainbow Six Siege. Sì ragazzi, dico stavolta perché su Rainbow non c'eravamo da un bel po' di tempo. Infatti sto giocando sulla Fortnite in questo periodo, però oggi siamo tornati su Rainbow e faremo uno spacchettamento. Nello specifico ho comprato un po' di crediti e ragazzi, oggi spacchetteremo i nuovi pacchetti di Outbreak. So che arrivo in ritardo perché Outbreak finirà tipo tra 5 giorni, almeno ora che sto registrando il video, questi pacchetti li avranno già aperti tutti. Ma non ci interessa ragazzi, io voglio aprirli insieme a voi, quindi non perdiamoci in chiacchiere. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. E intanto le altre cose le posso dire anche mentre apriamo i pacchetti. Comunque, lasciate un like qui in basso e poi se volete potete seguirmi. Oh, leggendario subito! Subito leggendario! Ok, aspettate. Aspettate. Ok, è figo. Però volevo altro. Va bene, ok, bello, bello. Comunque, stavo dicendo. Poi se volete seguitemi su Instagram, ho un profilo Instagram ragazzi, link in descrizione, basta cercare su Instagram FortuneGamer, mi trovate sicuramente, qui sta tutto registrato, ok, vediamo il secondo pacchetto ragazzi, cosa ci riserva, mi pare che ne abbiamo 15 di pacchetti in totale, perché avevo comprato tipo 4000 crediti, una cosa di questo tipo, vabbè epico, anche se mi pare che qui esatto sia un po' tutto epico, tutto leggendario, perché sono comunque diciamo oggetti in versione limitata, quindi non gasiamoci neanche troppo, però io spero, raga, sincero, di trovare Ashe Edit, perché non la sono riuscita ad ottenere, perché mi pare si potesse anche ottenere gratis, tipo. Non ne ho assolutamente idea, ragazzi. Comunque noi ci perdiamo d'animo. Leggendaria, dai, dai, dai. Ok, per smoke è figa questa, per smoke è figa questa, quindi ci sta. Un'altra epica, signori miei, vediamo un po'. Ah, questa è figa, sì, la volevo. La volevo perché questa è esclusiva di questo periodo, insomma, mi sarebbe piaciuto averla. Quindi, ok, bella così, bel ciondolo. Prossimo leggendario, subito, subito, bam, bam, bam. Cos'è? Questa pure è figa. Questa pure ci piace, ragazzi. Bella così, una rara, molto veloce, ciondolo. Bah, questo non è che mi convinca troppo, però va bene, ragazzi, ci sta. Prossimo, subito, l'apriamo, ragazzi, vediamo un po'. Ma questa per Ashe, sarò sincero, non mi convince troppo. Non mi convince troppo, non voglio mentirvi, ragazzi, non voglio fare reazioni fake. Neanche questa mi convince troppo. Sfortunatamente, ragazzi, le uniformi non è che mi convincano troppo. Leggendaria, attenzione, signori miei. Va bene, allora abbiamo trovato le due emorragie per entrambe le armi fighe, insomma, per le nuove armi dei due nuovi operatori della stagione Chimera. Male non fa, ragazzi. Rara, nuovo ciondolo, credo. Ah no, non ciondolo. E non mi convince troppo, perché, ragazzi, uniformi tutte gialle. A parte che poi non ti fanno più distinguere gli operatori, e questo l'hanno detto già molte persone online, non sto qui a ripeterlo. Però a prescindere non mi piace. E questa. Ah, ok. Questa è figa. Questa è figa, vabbè, lì in basso sta scritto semplicemente ciò che hai ottenuto ora con questa skin sarà utilizzabile per tutte le armi che sono uscite fino ad ora durante questa stagione. Tipo, se la prossima volta metterò degli operatori italiani, questa skin non potrà essere utilizzata, ma solo con tutti quelli prima. Questa pure è figa, ci sta, ci sta. Raga, non so quanti pacchetti siamo, forse siamo già vicini alla fine. Io comunque, raga, questo video lo farò quasi senza tagli, cioè un video molto veloce, perché in questa settimana di Pasqua vorrei provare a portare almeno un video al giorno. Quindi, ragazzi, vediamo un po'. Forse stiamo raggiungendo la fine. Dai, solo rare. Un'ultima leggendaria. Sta brutta proprio. Ah, sì, ragazzi, è l'ultima. Oh, raga, questo è quanto. Io direi di andare un attimo a vedere cosa abbiamo trovato qui all'interno dei nostri pacchetti. L'uniforme figa abbiamo sbloccato. E questa era leggendaria. E gliel'ho messa subito, ragazzi. E credo gli metterò anche tipo la mascherina che abbiamo trovato. Questa ci sta? Non so. Dai, sì, ci sta, ragazzi. Pure che non fa pendente con il bianco, non ci interessa. Ok, finalmente possiamo cambiare la skin perché ci aveva messo mezz'ora per farsi. Intanto, raga, tra le due, la più capone è questa, quindi credo metterò proprio questa. E forse possiamo farle anche all'arma di Lion. Lion, scusate, ragazzi, mamma mia la pronuncia inglese. E sì, sono esatto, molto convinto di sì. Ok, a posto. Io di solito poi su tutte le armi utilizzo la skin nera perché la preferisco. Però, se ho ottenuto questa nuova, magari su qualche operatore, dopo vedrò di metterci questa della nuova stagione, quella che abbiamo vista prima, tipo rossa. Per esempio, su Ella, ve la faccio giusto vedere, la mettiamo subito. Perché Ella con questa skin nera non è che mi piaccia troppo, sarò sincero. La skin di cui vi stavo parlando è questa. Che
È figa, questo rosso ci piace. Comunque ragazzi, lo so, il video di oggi è venuto breve, voleva essere breve non a caso. Lo so che sto dicendo tipo da un mese che porterò qualche classificata di Rainbow, ma la porterò ragazzi, lo prometto, solo che devo acchiappare tutto il mio team di Oret Labora, Alpha Wolf e Meia Online e così registriamo una partita in santa pace in classificata. Pensate che in questa stagione ho giocato solo una classificata, non mi sono ancora classificato e l'ho vinta. Quindi vediamo le altre 9 come vanno, poi registro. Comunque ragazzi, questo è quanto, mi raccomando, lasciate un like qui in basso se il video vi è piaciuto nonostante sia stato breve, poi se volete iscrivetevi sempre qui in basso e poi seguitemi su Instagram, link in descrizione, basta cercare su Instagram Fortunato Gamer, ragazzi, mi trovate sicuramente e noi ci becchiamo alla prossima, ciao!